Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Saint Seiya Awakening. Video di oggi dedicato a Serafina, il prossimo EX che dovrebbe uscire mercoledì prossimo, fine mese. Quindi attenzione al gatto, visto che durerà 2 settimane. Partiamo con l'attacco base, che è Ghiacci Eterni di Asgard. Si sa mai, arrivino anche i personaggi, non sarebbe affatto male. Che incala il gelo estremo dell'oceano per infliggere il 100% di danni cosmici a livello 1 e il 15% di possibilità di congelarlo a livello 5, 120% di danno cosmico e il 35% chiaramente più precisione alterazione. Quindi non male questo attacco base, magari in un ipotetico Team Frost, davvero davvero interessante. Premesso che è un personaggio che avrà bisogno di una quantità smodata di Tomi. Contenitore dell'oceano che attiva 3 abilità attive, tra cui Abisso della Tempesta, che evocano violenta tempesta dai meandri dell'oceano per lanciare un attacco che rimbalza tra unità nemiche, un po' come su Ikkyo. Poi abbiamo Mar dei Coralli, che praticamente è un buff che riduce il danno, davvero davvero interessante. E poi abbiamo il Continente Perduto, che praticamente è una specie di control che infligge danno. È abilità attiva che imprigiona unità nemica che può usare soltanto attacchi base. Il delta assorbe tutti i danni inflitti del avversario, mi ricorda qualcuno. Quando il delta scompare o viene distrutto, esplode infliggendo danni a tutti i nemici. Quindi un'abilità davvero davvero duttile, che potrebbe essere un bel counter per molti personaggi. Anche questa abilità la volete a 5 per forza, perché scala veramente male e quindi avremo bisogno di averla a 5. Terza abilità attiva, Regno delle Acque Fluente. La distruzione dell'oceano da parte degli esseri umani conduce alla vendetta di Nettuno. Inizialmente Serafina ha 30 punti di valore divino, mi ricorda Aiolos. Quando i suoi alleati subiscono un attacco, guadagna 5 punti di volere divino. Quando i nemici effettuano un'azione fuori dal proprio turno, quindi penso ai contrattacchi di Sasha, guadagna 10 punti valore divino. Una volta raggiunti 100 punti valore divino, Serafina si risveglia e azzera il suo valore divino, infliggendo un AOE da 120 danni cosmici a livello 1 e 240 danni cosmici, più la possibilità di curare il 60% del suo moltiplicatore di danno. Quindi una AOE quando lei si risveglia davvero davvero interessante, e anche questa deve essere almeno a 4 se vogliamo attivare anche le cure. Risonanza dell'acciaio divino è la sua abilità passiva, che in base agli oricalchi che avremo attivato, ogni ricalco si attiva con ogni abilità, avremo dei potenziamenti per ogni attributo in base allo ricalco che abbiamo attivato. Più ricalchi avremo attivi e più saranno alti e maggiori i suoi potenziamenti. Quindi anche questa abilità la vorrete portare per forza a 5, quindi capite bene che è un personaggio purtroppo non per tutti, per la quantità di risorse che richiede il personaggio. Chi lo potrà fare? Chi avrà saltato Aiolos divino, chi sarà riuscito a risparmiare un bel po' di risorse durante l'anno, chi shoppa chiaramente. E credo che non sia il personaggio per i free to play, quindi credo che io personalmente farò il rebate e valuterò nel corso dei mesi se diventerà
come Artemide un personaggio fondamentale, o se sarà la Persefone o l'Oneiros che sì, forte, ma non ti cambia il team che volete portare. Quindi boh, l'ho provata un po' di volte, sicuramente mi ha fatto ricredere, perché all'inizio pensavo veramente che fosse la fotocopia, ma migliorata un po' del vecchio Nettuno. In realtà è più giocabile di Nettuno, a mio avviso. Secondo me in un Team Frost potrebbe davvero davvero essere interessante, ma io il Team Frost non lo gioco perché non mi piace, e quindi per me potrebbe essere un personaggio che non lo so, valuterei anche. C'è da dire che magari uno dice lo pullo, gli alzo il base a 5, lo gioco 5-3-3-3-3, scusate 5-4-4-4-4, risparmiate quei 15, anzi quei 19 tomi, costa decisamente meno, e magari ve lo inserite come support in un Team Frost, ma non è il mio caso, quindi non lo so. Molto probabilmente farò il rebate e poi valuterò anche come sarà, tra l'altro, Virgo o Vergine, anzi Vergine di Los Canvas o Virgo Armatura di Lino, che dovrebbe essere il personaggio di febbraio in arrivo, quindi di solito non vi sbagliano i Divine Cloth, quindi magari diventa un personaggio davvero davvero interessante, e vorrei tenere un po' di risorse per il prossimo banner, che mi ispira sinceramente di più. Poi magari sarà una cagata e niente, completerò Serafina e vedrò di renderlo giocabile. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo personaggio, se lo attendete, se è un personaggio che pullerete. Tra parentesi, per me pullare, sono pullati sempre tutti, anche perché penso che le advance non siano il problema di questo gioco. Se uno è attento e fa tutte le cose, le advance le ha sempre per pullare tutti i banner che escono ogni mese, quelli nuovi. Il mio era un discorso pullare e skillare, fatemelo sapere qui sotto, e come lo skillerete, sono curioso di capire quale tipo di setup farete, così magari mi farete ricredere, e vedremo insieme come evolverà il personaggio. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, il prossimo credo che uscirà settimana prossima, e sarà il video pool di Serafina. Tra l'altro, premessa, quanto sono belle le animazioni di Serafina e quanto fanno schifo quelle di iOS. È stato proprio il personaggio fanalino di coda bistrattato sia a livello grafico che a livello di concept, a parer mio. Invece qua in linea generale hanno fatto veramente un ottimo lavoro, anche il disegno è veramente bello. Sinceramente speravo di vedere qualche altro tipo di EX, anche se nel corso dell'anno potrebbe arrivare l'Urlo di Atena in versione surplice, ma vedremo. Ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo e buon game a tutti. Ciao!